Oggi ho fatto una cosa, che seguendo le biografie, leggendo i testi, è stata una cosa molto blues. Oggi sono stato da una zingara che mi ha letto la mano, mi ha preso la mano e mi ha guardato in faccia. Prima è stata colpita da più quattro. Mi ha detto: ragazzo, tu hai avuto molto blues in passato. È vero, hai ragione. Però le cose andranno meglio. Perché stasera andrai a Peyote. E ci sarà Lawrence, Johnny, Zadro. Che verrà a suonare il Boogie Woogie con te sul palco, come gli hanno insegnato i suoi api della bassa veronese, perché anche lui ha questo male che hai tu, mio vecchio, ha questo male incurabile che si chiama la Boogie Disease. Come on, Lawrence, get on board. E la Boogie Disease è un male incurabile che ti spinge a stare in giro tutte le notti, tutta la notte, a cercare i palchi, come quelli del Peyote, a cercare la gente del Peyote, a cercare Gianni, a cercare Danny Boy, a cercare Blue Eyes, a cercare Pango il Diavolo, a cercare Silvio Frenna, a cercare Andrea Bismara, a cercare Basement, a cercare Bologna, a cercare Tino Monati, la Giacca, gioco che non so dov'è, Billy Giuliani, Bruce Beck, Simpano Cagnone, Adriano, tutti, perché l'unica cosa per curare questa malattia è di continuare a fare quello che fa te su questi palchi, possibilmente il più possibile. Poi mi ha chiesto 50 euro e l'ho mandata a cagare. Questa è sempre la zinga. Però sono andato. The Boogie Disease. Peyote, prendo voi. Prendo Peyote, prendo Ska. Venite qua, c'è spazio, più vicini, mischiatevi, attorcigliatevi, non abbiate paura, tanto domani e domenica andate tutti a confessarvi. Facciamo un applauso prima che mi scordo, perché non lo vedo mai, perché è la sua la console, Andrea, il nostro grande fonico.
nuovo Vittorio Basma, Fabrizio Cassani, con gran piacere. E adesso richiamiamo Silvia, Fred al basso, El Diablo Leoni alla batteria, Danny Boy.